una persona straordinaria, perché io voglio raccontare questo piccolo aneddoto e poi lasciare la parola a te, perché è giusto che chi ci sta ascoltando su Radio.Nuovo, da Radio.Nuovo, senta la magnificenza, si può dire, no? Anche umana di questo artista. Non ho mai visto un artista firmare autografi per più di 90 minuti. Tu l'hai fatto, questo che cosa significa? Che per te il pubblico è sovrano. Su Facebook finalmente mi sono capendo. E tu che cosa fai dietro? Arturo, le mie note senza la loro emozione sono vive. Il quadro si completa quando arriva l'emozione della gente. E per questo motivo io mi fermo con loro 90 minuti, ma questo è stato anche un domani, l'ho fatto. Per poter rendere attraverso il sorriso, un abbraccio, l'autografo, ma non è per impostare un pretesto, per poter manifestare tutta la mia conoscenza nei confronti di un'emozione che è una cosa. Ecco, e vivere proprio i due pezzi in un modo diverso, perché come dicevi tu, si completano nelle emozioni di chi l'ascolta, quindi è chiaro che sei anche tu, come dire, trepidante nell'attendere il volto, il sorriso, i tratti proprio somatici delle persone che ti attendono. E come faccio questo? Per esempio, che la bellezza che mi viene si manifesta quando c'è un'anima stabile, indipendentemente dall'età, indipendentemente dalle misure, dal peso, da tutte queste stupidaggini. Io vedo delle persone belle perché gli occhi si infiammano, perché c'è una scintilla, perché il sognatore si sta manifestando in quel momento. Giovanni, ma è mai successo che tu abbia realizzato un pezzo da solo, in solitudine, come quando evidentemente hai l'ispirazione, poi nel momento in cui lo hai suonato di fronte al tuo pubblico, ecco, questo scambio abbia in te cambiato qualcosa di quel pezzo o ti abbia addirittura, come dire, ispirato in qualche cambiamento? È così. Perché quel sorriso, quell'abbraccio, quel calore che sento da parte della gente non è scritto lì sulla partitura ed è ogni volta una scoperta. Quindi è come se tu ogni giorno, ogni volta che ti concedessi un pubblico, in realtà scrivessi pezzi nuovi. Ma è per questo che io mi stimo così a stare tra la gente, mi stimo a continuare a fare i concerti, anche se sono stanco, non ce la faccio più, ma per me la musica è una questione di vita e di morte, non è un'attività, non è neanche divertente essere così in contatto con l'emozione della gente anche con sofferenza. Ma infatti quante volte ti avrà detto qualcuno dei tuoi collaboratori, vabbè, però magari 10 minuti prima te ne volevi prendere. Magari ci chiudono il teatro, no? Come è successo a New York, la carne di volo, ci hanno chiuso il teatro, allora noi in mezzo alla strada abbiamo continuato il nostro abbraccio infinito. Ma che bello, no? Bello, bellissimo. Ed è veramente contagioso anche l'entusiasmo del maestro Giovanni Allevi. Giovanni, allora il tuo rapporto con Giffoni Film Festival, sei arrivato oggi, sei stato con i giovani giurati, ecco, il blue carpet, tanti autografi. Che cosa ne pensi del Giffoni Film Festival? Ecco, il tuo pensiero proprio sulla manifestazione. Allora, noi siamo nel meridione, giusto? Siamo nel meridione. Questa è una delle manifestazioni culturalmente più profonde, più vere, più entusiasmanti che abbia mai visto. E allora è bello, no? Pensare che siamo in meridione. Insomma, la mia idea è che se il meridione prende coscienza della propria bellezza, della propria unicità, ecco, l'Italia si capovolge proprio. Esatto. Il meridione. Parliamo di Sunrise, che è il tuo nuovo progetto, anche per far conoscere a tutte le persone che stanno ascoltando adesso da Radio.Nuovo Giovanni Allevi, che cos'è Sunrise, come nasce, perché Sunrise è l'alba. L'alba di che cosa? Ho avuto un periodo di crisi intenso, perché ho ricevuto delle critiche molto, molto feroci, molto velenose da parte del mondo accademico. Questo avveniva nel 2008 e siccome io non sono Superman, sono vulnerabile, ho scelto di essere vulnerabile nei confronti della vita. Sono rimasto malissimo e sono andato in depressione e per 2 anni non sono stato più in grado di scrivere una sola nota. Ho pensato davvero che per me fosse finita, perché il momento in cui io non scrivo più musica, Giovanni Allevi è finito. Invece, durante un viaggio che mi stava portando in Giappone per fare una tournée, durante un viaggio aereo ho fatto un sogno, al risveglio del quale nella testa avevo finalmente di nuovo una melodia per violino e orchestra, uno strumento
fatto che, a cui non avevo mai pensato, sinceramente, che poi lo strumento del mio grande accusatore, il violinista, colui che ha mosso la guerra, l'idea di contro di me. Quindi è stato, secondo me, un segnale inconscio. Non so. Allora a Osaka, quando sono arrivato in Giappone, dentro l'albergo ho detto: cancellate tutti gli impegni. Mi sono chiuso in una camera lì d'albergo e ho lavorato giorno e notte e ho scritto il primo movimento del mio concerto per violino orchestra. E poi tornato in Italia ho scritto il secondo e il terzo movimento e altri brani per pianoforte orchestra. Però questo concerto in particolare e tutto il progetto che poi ho chiamato Sunrise ha rappresentato la mia avventura, cioè il mio ritorno alla musica, il ritorno alla mia passione viscerale. E ritornare a crederci. Sì, sì. Anche forse il superamento, il superamento di quelle critiche, non lo so. Però ogni volta che io dirigo quel concerto del violino, torno a combattere i miei mostri, però inseguo una luce che poi finalmente arriva. Come mai, scusami Sandra, non l'hai ricercato, o magari l'avrai fatto senza risultato, nel pubblico quell'energia di cui potevi aver bisogno per uscire fuori da questa... Guarda con tutto il più grande rispetto per il pubblico. Purtroppo ci sono dei momenti in cui l'artista davvero è solo. Era una battaglia che dovevo affrontare da solo, perché tu puoi avere un grandissimo affetto esterno, ma se non risolvi dentro di te questo problema, che è il problema di una critica insensata che ti viene dal mondo esterno, ma tutti attraversiamo un problema del genere a scuola, sul lavoro. Chi è che non riceve una critica e rimane basito perché dice: ma perché? Io ci ho messo tutta la passione, ci ho messo tutto il cuore, perché? Allora devi risolverlo da solo. Io l'ho risolto non scagliandomi contro i miei detrattori, mettendo in piedi un circolo di negatività, ma scrivendo la musica più intensa possibile. Sì, magari questo concetto per mio figlio scalcherà la storia. Che smacco! Ma tu hai avuto un dono, perché la verità è questa, perché tu hai avuto questo segnale in sogno, non potevi proprio progettarlo, non potevi prevederlo, per cui l'hai accolto sostanzialmente. Quindi poi quella ricerca di consensi che evidentemente ti è venuta a mancare quando hai, come hai detto tu, sofferto di quella depressione, l'hai ritrovata creando. Quindi hai confermato nuovamente al tuo pubblico che tu, la tua arte, poi chiunque te la può criticare, ma fondamentalmente tu ti devi esprimere. Sì, infatti ho pensato anche allora che distruggere me come persona è stato fin troppo facile. Ma quello è facile verso tutti. Ma far tacere quella musica sarà impresa più difficile. Esatto. Bellissima, veramente, come chiusura anche del concettuale dell'argomento. Parliamo invece di quello che sarà Sunrise, perché il primo di agosto sarai nella zona archeologica di Paestum per una rassegna meravigliosa, 52 racconti. Ecco, tu ne avrai miliardi di racconti, no? Fondamentalmente è quello che ho appena fatto. poi lasciamo spazio alle note. Questo significa che le persone faranno vivere nel proprio racconto la mia musica, e con le persone loro diventeranno i veri protagonisti, gli ascoltatori. Sì, anche perché in questo progetto tu sarai coinvolto due giorni. Il primo agosto avrai il tuo concerto, la tua esibizione, ma il giorno successivo avrai modo di approcciarti al territorio, di vivere i luoghi e quindi anche le persone che verranno lì a parlare con te. Sì. Quindi ancora una volta questo contatto. Sì, saremo in un luogo magico, perché il Teatro dei Templi a Paestum è al cospetto di un'architettura straordinaria che a me non fa pensare al passato, a me fa pensare all'eternità. All'interno del concerto di Sunrise c'è un brano che si intitola Elevazione, e io per pianoforte orchestra non vedo l'ora di eseguirlo lì, perché secondo me c'è proprio una concomitanza con l'ambientazione, con la magia che ci sarà intorno a me. Beh, hai parlato di eternità, Giovanni, c'entra qualcosa anche l'essere bambini dentro con l'eternità? Cioè bisogna ritornare anche un po' a quella posizione. Bravissima. Stai dicendo cose che per alcuni sono fulmini, ma certo, riuscire a trovare il bambino che è dentro ognuno di noi significa riuscire a vivere l'attimo, perché questo fanno i bambini, io li osservo, oppure due bimbi molto piccoli, li osservo quando giocano. Sono completamente immersi in quello che stanno facendo, non
vittime dei pensieri sul passato, delle aspettative nei confronti del futuro. Allora vivere l'attimo presente significa aprirsi un varco verso l'eternità. È una chiusura filosofica, io direi che aggiungere altro significa... Tu riesci a ipnotizzare anche perché in effetti spinge alla riflessione, anche magari tutti noi che siamo invece molto condizionati dal tempo e dalla riflessione costante sul passato, su quello che c'è tra 5 minuti, è molto difficile riuscire ad attaccarsi a questo concetto di tempo così come lo è, solo ma... che in realtà forse è la chiave per essere anche un po' più sereni. Ma sì, perché io sono ansioso, io sono più ansioso di tutti, e allora ho dovuto fare i conti con la mia ansia, e non, c'è altro modo, non c'è altro modo che vivere il più intensamente possibile il presente, perché è considerare l'esistenza come il mistero, questo è il presente, il passato è certezza. Anche il futuro può sembrare paradossale, ma almeno per me il futuro è una serie di aspettative, un elenco di aspettative e basta, no? E invece il vero fuoco dell'esistenza misterioso si realizza nel presente, così come i bambini vivono appunto il presente. Senza preoccuparsi troppo del futuro, senza essere condizionati troppo dal passato, potremmo dire. Però io non voglio parlare di futuro, ma posso chiederti cosa farai stasera? Ecco, qual è il programma, bruttissima parola, no, dopo un discorso del genere, della serata di Giovanni e lei? Guarda, io mi sono opposto nei confronti di tutta questa giornata assurda, folle, perché veramente incredibile. Con l'idea di farmi un po' trascinare dagli eventi, di incontrare il sorriso delle persone, di ascoltare quello che dicono, ecco. Quindi non lo so che cosa succederà tra poco, però fino adesso è stato bellissimo, non vorrei che non finisse mai questa giornata. Ma stavo pensando che io ti porterei a casa, ma non posso, va bene. Io so lavare i piatti, no. Beh, noi cuciniamo, abbiamo risolto la serata. Assolutamente sì. Va bene, io direi di lasciare ancora che gli eventi lo trascinino chissà dove. Esatto, ecco. Esatto. Giovanni Allen, grazie maestro per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo. Grazie davvero, speriamo presto di incontrarti e soprattutto mi auguro che tutti qui i presenti poi domani possano, anzi no, il 1° agosto possano godere della tua musica e poi anche il giorno successivo di questo evento straordinario. Ricordiamo peraltro che qui nel Village Banca della Campania è disponibile fin da questo momento, ma in tutti i momenti di apertura, da qui fino al 1° agosto, la possibilità di acquistare i biglietti di questo concerto. Al costo di 20 euro, per chi li acquista qui, riceverai in omaggio un altro biglietto, quindi entrate in due. Bene, quindi fatevi anche furbi, in 20 euro due biglietti, vi godete la meravigliosa serata del 1° di agosto. Io, per far capire quanta gente alle 9 della sera è ancora presente, vorrei concludere con un applauso dei presenti, tutto tributato a Giovanni Allevi. Devo dire, tutti ad attenderti, grazie, l'inchino non si vede alla radio ma te lo stiamo facendo, grazie a Giovanni Allevi per essere stato con noi. Grande, grazie, maestro. Grazie Sandra, grande. Allora per noi diciamo veramente tutto, ci siamo arricchiti ulteriormente, direi che questa è stata la ciliegina sulla